Buonasera, in questa lezione parleremo dell'utero artificiale, chiamato anche ectogenesi. Cosa si intende per utero artificiale o ectogenesi? La parola ectogenesi viene dal greco ecto, fuori, e genesis, generazione, e significa letteralmente lo sviluppo completo di un feto fuori dal grembo o utero materno. Online trovate molti articoli come questo in cui si preannuncia che tra qualche anno saremo in grado di produrre esseri umani attraverso degli uteri artificiali. Anche se la produzione di un utero artificiale non sembra semplice, alcuni tuttavia ritengono che le difficoltà non siano veramente insormontabili e che di conseguenza l'ectogenesi potrebbe realizzarsi in meno di 50 anni. Di cosa si tratta, in effetti? Di riprodurre artificialmente un insieme di membrane e di meccanismi di scambio che assicurano il funzionamento di una placenta, del liquido amniotico, delle membrane e delle pareti dell'utero che costituiscono l'ambiente normale di un embrione durante la gravidanza. Tuttavia, almeno per il momento, la possibilità di portare avanti lo sviluppo di un embrione umano al di fuori dell'utero materno è ancora molto lontana dal realizzarsi. Grazie alle tecniche di riproduzione assistita, siamo ormai in grado di fecondare un embrione in vitro, cioè in laboratorio, e possiamo lasciarlo sviluppare in laboratorio per alcuni giorni, ma poi, se non vogliamo che muoia, dobbiamo trasferirlo nell'utero della donna dopo al massimo 5 giorni. Oggi riusciamo a tenere in vita feti fuori dal grembo materno già dalla 23esima-24esima settimana, anche se non sempre la sopravvivenza è esente da gravissimi danni cerebrali. Ma i prematuri di 22 settimane sono condannati alla morte. Ci manca ancora la capacità di mantenere in vita l'embrione in laboratorio nei 6 mesi che vanno da all'incirca il quinto giorno alla 23esima-24esima settimana. Al momento, indipendentemente dal modo in cui è stato concepito, la crescita dell'embrione nel corpo della donna resta ancora una condizione necessaria per la nascita. Quindi, sempre più esperti stanno stimando che la scienza potrà iniziare a sviluppare uteri artificiali entro pochi anni. Un pericolo che sta già facendo scoppiare questioni cruciali sull'etica di una tale pratica. C'è chi dice che nei prossimi anni l'ectogenesi sarà sempre più al centro della riflessione di bioetica. Quindi si chiama ectogenesi o esogenesi il far crescere un bambino fuori dall'utero materno. È chiaro che anche in questo caso, come in tutti i casi in cui i progressi scientifici pongono interrogativi etici, è necessario analizzare i pro e i contro della questione. Iniziamo ad analizzare quelli che sarebbero i vantaggi del cosiddetto utero artificiale. 1. Alcuni notano che l'utero artificiale potrebbe salvare molti bambini gravemente prematuri. Con lo sviluppo dell'ectogenesi potrebbero essere salvati quegli embrioni che oggi nascono prima del termine della gravidanza e che, malgrado gli sforzi che facciamo, sono destinati a morire a causa dello sviluppo incompleto degli organi. La maggior parte delle gravidanze è di circa 40 settimane. Un parto è considerato a termine quando avviene tra la 37esima e la 42esima settimana, mentre prematuro pretermine quando avviene nel periodo tra la 20esima e la 37esima settimana.
Il parto prematuro è la causa di molti decessi di neonati. Un bambino che nasce prematuro, prima della 25esima settimana, ha pochissime possibilità di sopravvivere. Nei casi di sopravvivenza, poi, può soffrire di malattie neonatali a lunga prognosi che comportano, nei casi più gravi, problemi cerebrali, respiratori e digestivi. Pertanto, secondo alcuni, un utero artificiale in cui possa essere trasferito un bambino nato prematuramente potrebbe risparmiare la morte di questi bambini. 2. Qualcuno afferma che l'utero artificiale potrebbe salvare tutti quei bambini che altrimenti sarebbero abortiti. Infatti, c'è anche chi dice che il grembo artificiale potrebbe essere la soluzione al problema dell'aborto. Il bambino indesiderato, tolto dal grembo della madre, non morirà, ma continuerà a vivere e quando sarà il momento verrà adottato. Con le nuove tecniche le donne avrebbero la possibilità, se non vogliono rimanere incinte, di mettere il loro bambino in un utero artificiale. Gli argomenti a favore dell'aborto, basati sull'autonomia corporea, incarnati dallo slogan "Il mio corpo, la mia scelta", sarebbero, secondo alcuni, spazzati via dall'introduzione dell'utero artificiale, perché con questa pratica una donna non dovrebbe più porre fine alla vita del suo bambino non ancora nato attraverso l'aborto per dimostrare la propria autonomia, ma sarebbe in grado di rimuovere il bambino e metterlo in un utero artificiale senza alcun bisogno di ucciderlo. 3. Gli uteri artificiali potrebbero risolvere, dicono altri, i problemi di infertilità di molte donne. 4. L'utero artificiale poi potrebbe essere utile a quelle donne che hanno subito un intervento di asportazione dell'utero, si chiama isterectomia, e che di conseguenza, pur avendo ovociti fecondabili, non hanno la possibilità di portare avanti la gestazione di un embrione. Ma anche le donne che presentano una condizione di salute incompatibile con una gravidanza potrebbero trarre benefici importanti dallo sviluppo dell'ectogenesi. Oggi queste donne, come quelle che hanno subito un'isterectomia, hanno soltanto un modo per avere un figlio con almeno una parte del loro corredo genetico: ricorrere a una donna che accetta di portare avanti una gravidanza al loro posto. Il trapianto di utero potrebbe in teoria diventare un'altra opzione, visto che alcune donne hanno già portato a termine la gravidanza. Inoltre, quei feti che non sono ancora vicini alla nascita e che altrimenti, a causa ad esempio dei trattamenti medici cui deve sottoporsi la madre, rischierebbero di morire, potrebbero essere salvati trasferendoli in un utero artificiale. In questo caso, comunque, affinché possa essere assicurata la loro sopravvivenza, dovremmo essere in grado di estrarli dal corpo materno senza arrecare loro alcun danno. 5. L'utero artificiale permetterebbe alle donne che presentano una condizione di salute incompatibile con una gravidanza di avere figli. 6. Permetterebbe alle donne di avere figli senza danneggiare la loro carriera professionale. All'ectogenesi, poi, potrebbero ricorrere quelle donne che, pur non avendo problemi che impediscono la gravidanza, preferiscono a ogni modo non rimanere incinta. Una donna che rimane incinta e che vuole continuare la gravidanza fino alla nascita deve pertanto, secondo alcuni, sacrificare alcuni propri interessi a vantaggio degli interessi del nascituro. Ad esempio, una donna che desidera un figlio, ma non vuole assentarsi dal lavoro per un lungo periodo,
veder penalizzata la propria carriera. Saranno con l'ectogenesi eliminati tutti i rischi e gli effetti collaterali della gravidanza e del parto, a beneficio di tutte le donne. Sarà una gran comodità per tutte quelle che, pur desiderando un figlio, non gradiscono l'incomodo della gravidanza, che impedisce di solito di mantenere il proprio stile di vita immutato. Settimo vantaggio dell'ectogenesi. Sarebbe anche un modo per farla finita con l'utero in affitto. Non servirà più una madre surrogata da sfruttare per potersi comprare un bambino. Oltre al fatto che l'ectogenesi presenta importanti vantaggi rispetto alla maternità surrogata, innanzitutto, la maternità surrogata non è una pratica universalmente accessibile, in quanto molti paesi la considerano gravemente lesiva della dignità della donna, che verrebbe trattata come un semplice contenitore per dare ad altri un figlio. In Italia, ad esempio, la legge 40 del 2004 sulla riproduzione assistita la vieta esplicitamente e nulla lascia supporre che questo divieto possa essere presto rimosso. Inoltre, anche dove la maternità surrogata è permessa, sia in forma oblativa che dietro compenso, può sempre succedere che la donna che porta avanti la gravidanza non tenga fede agli accordi e si rifiuti pertanto di consegnare il bambino al momento della nascita. 8. Inoltre, anche le coppie gay potrebbero trarre importanti vantaggi dall'ectogenesi, non soltanto le coppie gay, i single, i transessuali, eccetera. Avrebbero, cioè, tutte queste persone, dicono altri, la stessa opportunità di avere un figlio biologico delle coppie eterosessuali. Ampio poi è il dibattito anche sulla questione se lo sviluppo dell'utero artificiale potrebbe contribuire alla liberazione della donna dalla tirannia della biologia riproduttiva. Mentre alcune posizioni ritengono che l'utero artificiale possa rappresentare per le donne un'occasione importante per guadagnare nuovi spazi di libertà e per evitare un'esperienza che, oltre a poter essere dolorosa, può cambiare anche per come le altre persone vedono una donna incinta la propria percezione di sé, altre invece ritengono che l'idea di promuovere lo sviluppo embrionale al di fuori del corpo della donna rappresenti l'ultima tappa di quel percorso di spoliazione del potere riproduttivo femminile attraverso le biotecnologie riproduttive progettate dagli uomini. E quindi ho cercato di elencare quali sono i vantaggi dell'utero artificiale secondo alcuni, quindi questo è un punto di vista. Davvero notevole. Speravo che rimaneste soddisfatto. I cloni pensano in modo creativo. Scoprirete che sono infinitamente superiori ai droidi. Siamo molto orgogliosi dei nostri programmi di addestramento fisico e tattico. Questo gruppo è stato creato circa 5 anni fa. Parlavate di sviluppo accelerato. Oh sì, è indispensabile, altrimenti un clone maturo ci metterebbe una vita a crescere. Ora lo facciamo in metà del tempo. Ah, capisco. La loro obbedienza è assoluta, eseguono qualunque ordine senza discutere. Li abbiamo modificati geneticamente per renderli meno indipendenti della matrice originale. Chi è la matrice originale? Un cacciatore di taglie, Jango Fett. E ora dov'è questo cacciatore di taglie? Oh, qui, lo teniamo qui con noi. Oltre alla paga, che è abbastanza notevole, Fett ha preteso un'unica cosa. Un clone non modificato per sé. Curioso, non trovate? Non modificato.
Un'esatta copia genetica, senza interventi nella struttura genetica per renderlo più docile e senza sviluppo accelerato. Mi piacerebbe conoscere questo Jango Fett. Vi organizzerò un incontro con molto piacere. Veramente superbi. Che ne dite? Vediamo invece adesso quelli che sarebbero gli svantaggi, cioè le motivazioni di chi è contrario allo sviluppo dell'utero artificiale. 1. Qualcuno si domanda, ma su quali bambini verrà testato il prototipo di questo cosiddetto utero artificiale? Bisogna qui ricordare che nel 1960 tale Daniele Petrucci aveva affermato di aver tenuto in vita un embrione umano fino a quando era ormai discernibile il battito cardiaco, distruggendolo dopo 29 giorni a causa delle malformazioni nel frattempo sopravvenute. Alcuni mesi più tardi lo stesso Petrucci racconterà a un quotidiano italiano di aver tenuto in vita un altro embrione umano, questa volta per 49 giorni, lasciandolo crescere in laboratorio fino alla sua morte dovuta, sembra un errore tecnico. Anche in questo caso, però, la notizia non trova alcun riscontro a livello scientifico. Nel 1990, un gruppo di ricerca giapponese ha trasferito feti di capre allo stadio di sviluppo fra i 120 e i 128 giorni in serbatoi di plastica pieni di liquido amniotico, alimentandoli per 3 settimane attraverso macchine collegate al cordone ombelicale. Una volta estratti però dal serbatoio, i feti non sono riusciti a sopravvivere autonomamente senza l'aiuto di un ventilatore, rimosso successivamente dopo 4 settimane. Esperimenti simili sono stati condotti anche su embrioni di topi, il cui sviluppo in un utero artificiale è andato avanti fino a 4 giorni dal termine del tempo di gestazione. Infine, bisogna ricordare che a Bologna, per studiare gli effetti degli ormoni sessuali sulla mucosa uterina, alcuni ricercatori hanno usato uteri umani precedentemente asportati per cause patologiche. Gli uteri sono stati collegati a una macchina cuore-polmone, che non soltanto ha assicurato loro nutrizione e ossigenazione, ma li ha anche depurati dalle scorie. Al terzo o quarto tentativo, l'equipe è riuscita a impiantare un embrione umano e quindi a dare inizio a una gravidanza che è stata interrotta dopo 52 ore. Questo viene considerato il primo caso al mondo, seppur molto breve, di ectogenesi umana. Quindi, alcuni si domandano, utero artificiale? Sì, ma i prototipi su quali bambini verranno testati? Chi metterà a disposizione il proprio figlio, il proprio embrione? 2. Ma quali conseguenze fisiche e psichiche ci saranno nel bambino a causa di questa alterazione del legame prenatale tra madre e bambino? Cioè, molti dicono, la prima questione morale da affrontare è quella che riguarda le conseguenze che lo sviluppo extracorporeo potrebbe avere per la persona che viene al mondo. La preoccupazione, cioè, è che l'utero artificiale possa compromettere per il nascituro quella relazione con la madre che finora i bambini hanno e che generalmente è una condizione essenziale per una crescita individuale equilibrata.
Pertanto, il rischio che viene paventato è che una donna, inoltre, che non ha portato avanti la gravidanza, abbia poi difficoltà, una volta nato il bambino, a sentirsi veramente madre. Inoltre, ci si domanda se l'ectogenesi comporterà un turbamento psicologico nei bambini. 3. Ma quali potrebbero essere gli impatti sulla società se l'utero artificiale dovesse diventare un'alternativa a una gravidanza naturale? Cioè, se prima alcuni si domandavano le conseguenze sul bambino, fisiche e psicologiche, le conseguenze sulla mamma, qui ci si domanda a livello di società quale impatto potrà avere il cosiddetto utero artificiale. 4. Altri si domandano, ma se riusciamo a ottenere l'utero artificiale, bene, ma come verranno usati gli esseri umani prodotti, diciamo, in scala con l'utero artificiale? Per quali scopi? Da chi? Non diventeranno una sorta di, come dire, di esercito privato, ad esempio? Non verranno ridotti in schiavitù? Insomma, come verranno usati questi esseri umani prodotti in scala con l'utero artificiale? E 5. Qualcuno invece si chiede, ma l'utero artificiale non aumenterà il divario tra ricchi e poveri? I futuri genitori facoltosi potranno scegliere l'utero artificiale, mentre i più poveri avranno solo il corpo delle donne per fare bambini. Quindi abbiamo visto in sintesi quelle che sono le motivazioni di chi è favorevole alla realizzazione dell'utero artificiale e abbiamo visto in sintesi le ragioni di chi invece è contrario. Per ora la tecnologia è ancora troppo indietro e il problema attualmente non si pone, ma ci dicono gli esperti, si porrà tra qualche anno.